In piazza oggi ci sono a Torino studenti e docenti che chiedono il ritiro immediato del DDL della buona scuola, perché questo DDL, nel caso venisse approvato, e questo insomma sembra che il governo non ritenga molto possibile, lede completamente il diritto allo studio dei ragazzi, degli studenti, e il diritto al lavoro dei docenti. La scuola diventa una scuola praticamente privata, dove l'ingresso dei fondi privati è fondamentale per il funzionamento della scuola stessa, diventa la scuola dei padroni perché i presidi avrebbero potere totale, diventa una scuola di classe perché non ci sarebbe più la possibilità dei fondi pubblici per garantire il diritto allo studio degli studenti. È una scuola che rischia di andare contro il dettato costituzionale, e invece bisogna ribadire che la scuola nostra è una scuola nata dall'esistenza della Costituzione. Noi non vogliamo trasformare le scuole in tante piccole aziende, l'una contro l'altra, dove il capo detta legge, che è un disegno alla Marchionne. Hai parlato prima del modello di Marchionne all'interno della scuola, che cosa significa? Significa semplicemente che col disegno di legge Renzi il dirigente scolastico pesca in albi triennali gli insegnanti che più gli aggradano, licenzia quelli che lo contestano, quelli che dicono no, signor Parun, non siamo d'accordo con lei. E allora quello che vede Renzi è una scuola di yes man, una scuola dove tutti quanti si piegano al volere del dirigente. Il dirigente fa e disfa ciò che vuole, e chi è in disaccordo col suo piano triennale può essere in questo modo cacciato via dalla scuola. Noi non accetteremo quanto è stato proposto ai lavoratori metalmeccanici della Fiat. Noi non lo accetteremo né oggi e né domani. La scuola però andrebbe veramente riformata. Quali sono secondo te le cose che andrebbero cambiate veramente in questa scuola? Ma di certo ci vuole un'inversione di senso, nel senso che al posto che togliere le risorse bisogna invece incrementare le risorse che sono pilotate verso il pubblico. Bisogna migliorare non solo la didattica, l'insegnamento, valorizzando il lavoro importante come quello dei professori, ma anche e soprattutto un'opera sulle strutture scolastiche. Nel nostro volantino che abbiamo distribuito oggi ricordavamo negli ultimi 4 mesi ci sono stati 5 crolli negli istituti scolastici, quindi altro che togliere i finanziamenti e lasciare ai privati il diritto di decidere chi finanziare e quale didattica fare. Bisogna invece invertire la rotta e portare più risorse al pubblico anche con interventi strutturali.